po' di speranza. Roberto, grazie innanzitutto per la chiarezza, per l'approccio a questo tema non facile, che però è il tuo lavoro. Al di là, uscendo per un attimo dalla tua funzione di clinico o ricercatore, come persona, che messaggio ti sentiresti di dare a chiusura di questo a un paziente che ci ascolta, a un caregiver, a un familiare, a un amico? Io penso che la cosa più importante sia la fiducia e l'ottimismo in quelle che sono le attuali potenzialità in termini di ricerca di questa patologia, affinché i pazienti vivano con la consapevolezza che stiamo tutti lavorando per apportare miglioramenti nella gestione e nell'approccio a questa patologia, affinché si possa vivere il più serenamente possibile. Grazie. Grazie a voi. Thank you.